di metterci la faccia, candidata per il PD della provincia di Ancona, da dove pensa, che direzione pensa debba prendere questo partito? Ma deve essere un partito nuovo, un partito utile, perché l'Italia, hanno ridotto così l'Italia e quindi toccherà al PD risollevarla, non c'è un'altra strada. Io sono convinta che la nuova frontiera passa attraverso il PD e passa attraverso un nuovo PD, un partito aperto, trasparente, utile, che parta dalla base. Tant'è vero che la mia mozione congressuale è l'hashtag con tutti noi. Si chiama mozione congressuale, l'ho pensata come un documento, una serie stringata, una checklist, una serie stringata di appunti scritti fra un caffè e una chiacchierata e da mandare ai congressi come uno spunto aperto. I congressi cosa sono? Me lo so chiesto io questo. I congressi sono in realtà l'idea, l'immagine che il PD deve far rimbalzare fuori dalle strade. E noi abbiamo un compito come partito fondamentale in questo momento, quello di prendere un paese piegato, perché questo è, e organizzare la speranza, non solo dare speranza ma anche organizzarla. In questo il PD è fondamentale, per questo ci metto la faccia. I rapporti con gli amministratori, che tipo di partito deve essere? Gli amministratori sono la rete. Questo partito ha due perni fondamentali, questo nuovo PD ha due perni fondamentali dai quali partire. Uno sono i circoli, l'altro sono gli amministratori. Gli amministratori sono la rete, sono l'infrastruttura che noi abbiamo su tutto il territorio provinciale, quelli che ci hanno permesso di reggere la botta della crisi. Gli amministratori sono quelli che ci mettono la faccia sempre, l'anticasta, quelli che vengono insultati anche quando piove, ma sono quelli che sono sempre sul territorio e che sono in grado di dare servizi nonostante le norme micidiali, nonostante uno Stato che ci soffoca, che dico sempre io, sempre il regno delle due Sicilie, cioè ci intontisce, ci ipnotizza, soffoca la piccola media, soffoca l'impresa, soffoca il cittadino, rallenta tutti i processi. Uno quindi, primo perno fondamentale, gli amministratori. Ed ora la sfida alla segreteria provinciale è donna? È donna, c'è l'altra candidata. Che si chiama Miriam Fugaro. Questo è un segnale di grande novità per il Partito Democratico, perché per la prima volta ci sono due donne in campo. Io credo che questo sia un passo, faccia la differenza. Dicevo, l'altro perno fondamentale sono i circoli, che sono anche questi la rete che sono sul territorio. Non devono, partiamo da quelli, non devono essere solo considerati alla fine di una scala gerarchica alla base solo operativi, dobbiamo aprirli. Un grande messaggio deve venire da questo congresso. Si può cambiare il PD prendendo la tessera, ci si può tesserare la mattina stessa dei congressi e sostenere uno dei due candidati alla segreteria. Questo è fondamentale. Chi prende la tessera accetta la sfida collettiva, ci mette la faccia come lui. A proposito di donne, sarà una sfida tra scarpe basse e tanta corsa? Tanta corsa. Scarpe basse, infatti, scarpe da tennis stamattina e sempre. La giacca l'ho messa stamattina perché, insomma, candidarsi alla segreteria provinciale, io sono sincera, non ce l'ho 20 anni, non ce l'ho neanche 70, ce l'ho 50, dico l'età, mi emoziona molto. Come temperamento sono abituata a guardare sempre avanti, sono positiva, io ci credo che questo partito cambia per davvero, ci dobbiamo mettere il cuore, ci dobbiamo mettere anche tanta testa e non dobbiamo avere paura, nessuno. Questo territorio, per concludere, ha tante emergenze. Tra le prime da affrontare? La crisi qui ha menato duro, è iniziata nel 2007-2008 con la crisi della Merloni, ha messo in ginocchio tante famiglie. Siamo riusciti a tenere, anche se si è abbassata la qualità della vita, però siamo riusciti a tenere a livello di testa, e perché siamo una comunità, nel vero senso della parola. Un altro compito fondamentale del PD è quello di tenere insieme tutte quelle forze vitali che ad oggi non sono organiche al Partito Democratico, non devono esserle, ma devono fare rete. Parlo delle associazioni di volontariato, le associazioni dei ragazzi, sono tantissime, sono Ossigeno Nuovo, sono Leve Nuove, tutte quelle forze che ci permettono di esserci, di creare una struttura, che permettono che un disagio, dal punto di vista ovviamente economico e finanziario, non diventi degrado sociale. In questo il PD è fondamentale. Grazie mille.